Ciao, sono Enzo e benvenuti in questa rubrica. Parliamo di autori della fotografia. Oggi nello specifico andiamo a parlare di Lang Jishan e della fotografia pittorica cinese. Lang Jishan, ritenuto il padre della fotografia cinese, nasce nel 1992 per poi morire nel 1995. Infatti il suo grande contributo alla fotografia asiatica durerà proprio per tutto il secolo scorso. Iniziò a fotografare all'età di 14 anni, invogliato anche dal padre, anche lui appassionato di fotografia, per poi diventare uno tra i primi fotogiornalisti cinesi. Ben presto poi il suo talento e anche la sua vocazione artistica lo portarono comunque ad andare a esplorare, diciamo, nuovi ambiti di queste nuove tecniche fotografiche. Infatti nel 1928 realizzò la prima fotografia di nudo artistico e 2 anni dopo realizzò un intero album dedicato proprio a questo genere fotografico e fu, diciamo, chiaramente un esordio per quel periodo, per la Cina di quel tempo. Sempre nel 1930 iniziò i suoi corsi di fotografia, diventando così un divulgatore di questa nuova arte che anche in Cina prendeva sempre più piede, per poi avere diversi riconoscimenti fino al 1980, nel quale la Photographic Society of America lo riterrà uno tra i 10 migliori fotografi del mondo. Il suo lavoro si rifà chiaramente ai principi della pittura cinese, infatti le sue fotografie non si limitano a documentare quella che è la realtà, bensì attraverso interventi pittorici proprio nelle stampe andava a personalizzare le sue fotografie rendendole ancora più vicine a quella che è l'effetto della pittura. Da questo punto di vista, Lang Jishan non è stato magari un precursore, perché già i fotografi pittorialisti europei utilizzavano queste tecniche, ma sicuramente per quanto riguarda la Cina e forse ancora più l'Asia, è stato davvero un capostipite di tutto il Novecento. Ok, anche per oggi è tutto, come al solito se avete domande da fare scrivete sotto nei commenti, per il resto se vi è piaciuto il video lasciate un like e condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!